Salve a tutti amici di MarcosBox e ben ritrovati in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. Cominciamo con la prima notizia della settimana. La prima notizia riguarda un post pubblicato da Stefano sull'agenda nazionale 2014 per il patrimonio informativo pubblico. Praticamente la legislazione italiana in merito all'amministrazione digitale è cambiata con il famoso articolo 9 della riforma del codice delle amministrazioni digitali e grazie a questa modifica si è stabilito che annualmente si devono pubblicare le linee guida degli standard e le procedure per la pubblicazione dei dati aperti nonché un rapporto sullo stato dell'attuazione. Pochi giorni fa è uscita l'edizione 2014 dell'Agenda Nazionale per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico. È una pubblicazione aggiornabile di anno in anno e con la quale si determinano tutte quante quelle azioni da intraprendere per dare atto al codice che abbiamo suddetto. I principi che reggono l'agenda sono principalmente la fruibilità, l'interoperabilità, la qualità, l'accessibilità, la gratuità e la riutilizzabilità, cioè praticamente che le licenze devono permettere anche il riuso commerciale. Nella terza sezione del documento si enunciano tutti quanti gli obiettivi per il 2014. Cioè l'espansione delle banche dati di interesse nazionale, l'agevolazione delle convenzioni, l'apertura dei dati, il coinvolgimento della società civile nell'apertura e nell'utilizzazione dei dati e la valorizzazione dei dati tramite la formazione dei dirigenti pubblici. Il documento, se ve lo volete andare a spulciare, trovate all'interno del post di Stefano il link per poterlo visualizzare e poter andare a leggere tutte quante le pagine di questa nuova. Dell'edizione 2014 dell'Agenda Digitale, quindi andatevelo a vedere se siete interessati a questo argomento. Passiamo adesso alla notizia del rilascio di WatOS R8, Release 8, nuova versione di questa distribuzione super leggera adatta a PC da dati, soprattutto PC che non supportano i 64 bit, nuova versione che ha una caratteristica particolare che segna la svolta rispetto al passato, ovvero questa nuova versione è basata su Debian e non più su Ubuntu. Viene fatto una specie di Debian con alcune aggiunte, come per esempio il supporto a più schede Wi-Fi, l'inclusione dell'Adobe Flash Player e il supporto alle reti Windows, nonché altre piccole novità. Tre edizioni, Mate, LXD e MicroWatt, che sarebbe quella più leggera. È una distribuzione carina, io in passato l'ho provata, è molto leggera. C'è stato poi il consueto riassunto di Stefano dal mondo di OpenStreetMap. Notizia della settimana a modo OpenStreetMap che è online la versione italiana di MapGive. Se siete appassionati al mondo OpenStreetMap, consiglio caldamente la lettura di questo post. Notizia poi che ho pubblicato in settimana riguarda una curiosità su GIMS, diciamo così, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha scelto Red Hat per i propri sistemi. Sul rapporto CIG IMSS 2013 si evince che sono state acquistate licenze per un importo pari a 355.520 euro per appunto dotare i server di Red Hat. È interessante notare anche perché il modo in cui sono stati acquistati è quello del mercato elettronico della pubblica amministrazione, il MIPA, che consente alle amministrazioni di poter acquistare beni e servizi da fornitori con diciamo, un'attenzione sui costi. Notizia interessante che farà felici tanti pinguini all'ascolto. Tanti pinguini all'ascolto che saranno contenti anche di una raccomandazione che arriva da parte della Cina. Il governo cinese ha ufficialmente consigliato a tutti gli utenti di Windows XP di passare a una distribuzione Linux e l'ha fatto tramite uno spot televisivo all'interno di un servizio per la TV nazionale. La Cina è un grande mercato per Linux, è un grande mercato soprattutto per Ubuntu che con la sua distribuzione Ubuntu Kirin, che è una versione di Ubuntu ottimizzata per il mercato cinese, sta avendo grande successo con un elevato numero di download e anche con i partner OEM quali HP che forniscono direttamente PC con questa distribuzione.
Quindi forza Cina, anche perché dalla Cina abbiamo tanti interessanti programmi e quant'altro, quindi speriamo che il mercato cinese cresca e che ne beneficiamo tutti quanti. Arriva poi l'emulatore di Ubuntu Touch per i sistemi x86. Nel post vi spiego come poterlo installare. Personalmente non l'ho potuto provare perché il mio computer non aveva abbastanza spazio a disposizione. Comunque chi l'ha provato ha detto che attualmente questo emulatore lascia un po' a desiderare perché non è che si può vedere chissà che cosa e poi le risorse di sistema impiegate sono davvero esose. Quindi c'è bisogno di un bel computer per poter fare allo stato attuale. Poi possibilmente nelle prossime versioni si avrà di sicuro una versione più ottimizzata. Passiamo sempre al mondo delle distribuzioni. È uscita Linux Mint 17 RC, la prima release, prima e unica release candidate di questa di Linux Mint 17, che è basata su Ubuntu 14.04 LTS, doppia edizione Mate e Cinnamon. In attesa di vedere la versione stabile che uscirà a fine mese. Potete già scaricare la versione RC perché comunque non ci sarà chissà che grande stravolgimento. Da notare che praticamente è stato fatto una precisazione da parte di Chrome circa il ciclo di sviluppo delle prossime versioni di Linux Mint. Tutte quante le prossime versioni di Linux Mint, a seguire da quella attuale, saranno basate su LTS, quindi significa che avremo una 17.1, 17.2, 17.3. Tutte queste versioni intermedie saranno appunto basate su Ubuntu 14.04 LTS, verranno backportati alcune parti, verranno mantenuti aggiornati i programmi, verranno soltanto aggiornati i repository con Cinnamon. Questo l'hanno fatto per, diciamo così, velocizzare il ciclo di sviluppo e slegarsi dal carrozzone di Canonical, penso, molto probabilmente. E anche e soprattutto per ridurre le regressioni tra una versione e l'altra. Si spera anche che grazie a questo nuovo ciclo di sviluppo il passaggio di versione intermedia in versione intermedia non sarà più problematico come una volta, perché come ben sapete è sempre stato problematico il passaggio di versione di Linux Mint, ma sarà tutto più semplice. Linux Mint 17, con tutte quante le sue incarnazioni, avrà aggiornamenti di sicurezza fino al 2019. La prossima versione con un numero diverso di Linux Mint, diciamo così, sarà Linux Mint 18 che sarà basata su Ubuntu 16.04 LTS. Rilasciati poi in settimana KDE Plasma Next Beta 1, l'ho provato, ho fatto anche un video con il riso del Project Neon, diciamo che è ancora in alto mare. Speriamo che appunto sistemino le cose quanto prima. C'è stato un interessante editoriale di Rodrigo dal titolo Il momento in cui ti accorgi che le cose migliorano, dove Rodrigo va a analizzare la situazione del kernel, l'evoluzione del kernel negli ultimi 2 anni, come appunto l'evoluzione del kernel abbia consentito una maggiore installabilità di sistemi Linux con maggiore supporto a Wi-Fi e quant'altro. Quindi grande lavoro del kernel che sta consentendo di poter utilizzare Linux praticamente su tutti i computer. Pubblicato poi in settimana una video recensione del KDE 4.10 del desktop semantico di Enrico alla maglietta bianca. Andatevi a vedere la sua recensione e ditemi che cosa ne pensate. Settimana poi è arrivato anche l'aggiornamento di manutenzione di KDE 4.13, quindi KDE 4.13.1, il primo aggiornamento. Nel post che ho realizzato sul blog vi spiego come poter installarlo su Ubuntu 14.04. Andatevelo poi a vedere se volete l'ultima versione. Parliamo adesso di Firefox, che praticamente ha annunciato il supporto alla specifica DRM-EME, Encrypted Media Extension, una specifica promossa da Microsoft, Google e i principali fornitori di servizi multimediali, riconosciuta dal V3C e che praticamente inserisce praticamente dà la possibilità a tutti quanti gli utenti Firefox di non dover cambiare browser per poter usufruire di contenuti coperti da DRM, un passo necessario perché non poteva altrimenti rimanere indietro rispetto alla concorrenza.
Poi nel post di Vincenzo andatevi a vedere un po' la polemica che sta nascendo circa queste cose. Pubblicata la nona puntata del Marcos Box IO, curiosità varie dal mondo dell'informatica e quant'altro che non possono essere inclusi in Marcos Box perché non sono strettamente legate al mondo Linux. Posti interessanti, le tab dei browser sono state inventate nel 97 per Simul Browse e non come dicono alcuni in altri browser. Che c'è più? L'iniziativa Save the Nerd. Vabbè, comunque andatevi a leggere il post, la rubrica di Stefano, che è molto interessante. Ci sono tante chicche, tanti approfondimenti che sono curiosità che fa piacere leggere. Infine, come ultimo post della settimana, vi segnalo la possibilità di poter provare il nuovo set di icone in sviluppo per la prossima versione di KDE Plasma Next. Questo nuovo set di icone chiamato Novo è possibile scaricarlo da Git e provarlo. Adesso il tema naturalmente è work in progress, mancano tantissime icone, però le icone delle cartelle sono definite, quindi potete farvi un'idea di come sarà il tema definitivo di questa prossima versione di KDE, anche grazie all'icone. Bene, con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo la prossima settimana e ciao ciao!